Davide Mezzanotti, c'è la Coppa contro il Bastia, è una partita diversa da quelle del campionato, si gioca in notturna, però insomma l'Arezzo con che spirito ci arriva? Ma deve arrivarci con lo spirito giusto, noi facciamo dei cambi, un po' per necessità, un po' perché è giusto che sia così, deve battagliare e cercare di vincere, perché le competizioni sono tutte importanti. Se qualcuno snobba delle competizioni vuol dire che non ha capito bene il mio spirito, lo spirito di questa squadra e di questa società. Insomma, noi siamo l'Arezzo e dobbiamo cercare sempre di portare la squadra alla vittoria. L'Arezzo ha ufficializzato l'arrivo di Tonetto, un terzino classe 94, ti chiedo un commento su questo e soprattutto ti chiedo se il mercato è ancora aperto, prima hai detto state cercando un giocatore che riesca a raccordare centrocampo e attacco, è così? Sì, ci stiamo lavorando intorno, non è semplice. Dobbiamo sicuramente, per prendere un giocatore deve essere un giocatore importante che sia che venga via dalla mano, non perché per la nostra. Tonetto è un ragazzo che a noi è piaciuto, ha pulizia nel palleggio, ha corsa, ha inserimento, è un giocatore che ci dà la possibilità di manovrare indietro, cioè noi possiamo a questo punto riportare Carminucci a destra, che è il suo ruolo, è stato un po' bistrattato dall'altra parte, no? E fare poi così c'ho molta più scelta perché posso giocare sia con Bellavigna a destra e Ruggeri a sinistra del 95 o 94 a destra 95, 94 a sinistra 95 a destra, le alternative fanno comodo. Ti chiedo cosa ti porti via da Ponte San Giovanni dove è arrivata questa vittoria forse la più convincente di questo inizio stagione e soprattutto che effetto ti hanno fatto le dichiarazioni del presidente Monsignori della Ponte Vecchio che insomma ha polemizzato in maniera molto forte con l'arbitro. Monsignori è grande vaccinato, ormai l'ho visto più volte fare questo, quindi non mi meraviglio più di tanto. Lui ha fatto le sue dichiarazioni, ne prendo atto, ma non è che mi interessa molto, dico la verità. A me mi interessava che la squadra facesse dei miglioramenti, che la squadra giocasse a pallone, che la squadra stesse corta e che vincessimo, perché le vittorie fanno comodo. Questo l'ho visto, da ieri siamo ripartiti a lavorare, perché chi si ferma è perduto, noi non dobbiamo fermarci a domenica, domenica è passata, adesso pensiamo già a mercoledì e poi pensiamo a domenica prossima. Monsignori dice quello che pensa, poi dopo non so se è sempre giusto quello che pensa.